Oh ragazzi, oggi sono qua con un video molto diverso dal solito, ovvero oggi vi voglio parlare di iPhone 11, vale la pena acquistarlo nel 2024? Ebbene sì ragazzi, oggi sono qua con un video particolare. Perché vi dico che è un video particolare? Perché sì, ho già fatto video di iPhone, se vale la pena acquistarli in un determinato anno. Oggi è particolare ragazzi perché io non ho l'iPhone 11 in mano, ma visto che tantissimi, veramente tanti ragazzi, cioè questa volta non gioco, in tanti mi chiedono anche qui sotto i video se secondo me è un buon acquisto un iPhone 11 nel 2024 o 2023, ecco, se erano commenti un po' più vecchi. Bene ragazzi, ho deciso di farci un video proprio così, la prossima volta che qualcuno me lo chiede gli linko il video e abbiamo fatto. Comunque a parte gli scherzi, secondo me può essere un video interessante anche se non c'ho in mano il telefono. Comunque se ne è sentito parlare tantissimo nel corso degli anni, l'ho provato anche da altre persone, anche recentemente in realtà un mio amico ha ancora l'iPhone 11, quindi lo vedo anche abbastanza spesso, insomma mi sento di poterne parlare abbastanza bene. Tra l'altro mi scuso ragazzi anche se la mia voce non è al top, ma sono un po' raffreddato, quindi perdonatemi. Comunque ragazzi, allora partiamo dal presupposto: perché in tanti mi chiedono di acquistare un iPhone 11? Beh, sicuramente ragazzi, per poter acquistare un iPhone un po' più economico. Sicuramente l'iPhone 11 sia usato, sia ricondizionato, ma anche magari nuovo da fondi di magazzino, si trova sicuramente a un prezzo minore rispetto ad iPhone un po' più moderni, per esempio come l'iPhone 13 o l'iPhone 14. Sicuramente ragazzi, vi rispondo subito: rispetto a un iPhone SE è meglio l'iPhone 11? Sì. Su quello ragazzi non ci sono veramente obiezioni da fare. Sì, anche nonostante magari se volete prendere l'ultimo iPhone SE non abbia lo stesso processore, visto che il processore dell'iPhone 11 è un A13 Bionic, rispetto invece all'A15 dell'iPhone SE 3, scusate mi confondo già con il 4, ragazzi là però ci sono troppe differenze di design. L'iPhone 11 è sicuramente più moderno, nonostante dopo me ne andrò a parlare, secondo me adesso è un design che è parecchio invecchiato, però insomma rispetto a un iPhone SE ragazzi per me non ci sono paragoni. Prendete l'iPhone 11 nonostante non abbia la stessa potenza. Però appunto, parlando proprio di design ragazzi, l'iPhone 11 è un po' invecchiato. Perché vi dico questo? Perché abbiamo ancora un design che è quello stondato. L'iPhone 11 è uscito nel 2019, tra l'altro ancora prima della pandemia, e già sembrano decenni fa. Comunque a parte questo, uscì quell'anno insieme all'iPhone 11 Pro e Pro Max. Io tra l'altro acquistai proprio l'iPhone 11 Pro Max, il primo iPhone Pro della storia di Apple, che se ci pensate è stato un po' uno spartiacque, perché da lì in poi Apple ha creduto molto in più sulla fotocamera di iPhone, aggiungendo anche lo 0.5x che ritroviamo anche sull'iPhone 11, e che appunto quello lì insomma è stato uno spartiacque, perché da allora, se ci fate caso, sono usciti un sacco di persone che hanno iniziato a fare vlog, perché prima i vlog si facevano o con la fotocamera digitale proprio ed era scomodo da portarla in giro, o con l'iPhone con una di quelle pinzette che si appiccicava alla fotocamera ma che poi rendeva il video molto in bassa qualità, oppure con le action cam. Quindi insomma, da quando è uscito l'iPhone, la serie iPhone 11, c'è stato un po' uno spartiacque. Però ecco, parlando di design ragazzi, ormai sono dal 2020 che praticamente l'iPhone è diventato squadrato, e ancora oggi ce l'abbiamo squadrato nonostante sia un po' più stondato nei bordi, ma se lo guardate a colpo d'occhio vi dà comunque l'idea di una mattonella l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Pro. Quindi insomma, ormai sono passati parecchi anni e il design è così stondato, in stile iPhone 6, che era ancora l'eredità, se ci pensate, dell'iPhone 6. Il design dell'iPhone 11 è stato l'ultimo iPhone con il design lanciato dall'iPhone 6, e insomma secondo me ormai è un po' vecchiotto, quindi già per questo io tendo a sconsigliarlo, perché a poco di più vi potete comprare un iPhone 12 che ha il design squadrato e sembra un iPhone ancora uscito ieri praticamente. Quindi magari pagate quei 30, 40, 50 euro in più, ma avete un design che sicuramente vi farà sembrare l'iPhone molto più moderno. Altra cosa per cui sconsiglio l'iPhone 11 è il display, perché abbiamo sì un display che è tutto schermo ovviamente, con il notch, quello stile vecchio che è stato introdotto con l'iPhone X, quindi quello un po' più grosso, ma ragazzi è LCD, non è OLED, e questo secondo me è un grande handicap. Ormai secondo me tutti gli iPhone di base, anche l'iPhone SE, ormai si vocifera l'iPhone SE 4 dovrebbe avere un display OLED. Questo vi fa capire che ormai l'OLED è stato sdoganato anche nei modelli più economici. E ragazzi, anche un altro aggravante, se vogliamo dire così, sono le cornici, perché le cornici, avendo il display LCD e non OLED, erano molto più spesse rispetto al modello Pro,
e ancora oggi sembra veramente anacronistico. Se voi guardate un iPhone, anche l'XR per esempio, un XR e un 11, se voi li mettete vicini magari a un iPhone più moderno, sembrano iPhone usciti 10 anni fa. Quindi boh, questo qua secondo me è una cosa un po' meh, e vi ripeto, se riuscite 50 euro in più, 80 euro in più, prendetevi un iPhone 12. Fotocamere, beh, devo dire che invece sul lato fotocamera si difende bene l'iPhone 11, perché abbiamo due fotocamere. Tra l'altro il design è qua invece è molto simile all'iPhone 12, se non uguale, ovvero fotocamera standard da 12 megapixel e fotocamera 0.5x sempre da 12 megapixel. Ora, era la prima generazione, diciamo così, tra molte virgolette, della 0.5x, ma se voi andate a guardare dei video fatti oggi con la 0.5x da un iPhone 11 Pro Max o l'iPhone 11, sembra comunque che sia un telefono uscito non troppo tempo fa, quindi si difende secondo me ancora alla stragrande. Ovviamente al buio ne risente un po' l'iPhone 11, ma così come l'11 Pro, però ragazzi, se volete fare delle foto, secondo me va più che bene. Di certo, se andate a risparmio, non penso vi aspettiate di fare dei film cinematografici con il vostro iPhone. Lato potenza, abbiamo, come vi ho detto prima, un A13 Bionic, che ragazzi, anche qua si difende abbastanza bene. Di certo non è potente ovviamente come gli ultimi iPhone, ma se volete fare delle cose basiche, se volete usare l'iPhone come iPhone, quindi se non dovete fare robe incredibili, sì, qualche giochino, non so, Brawl Stars, se giocate a Brawl Stars, Clash of Clans, quelli ci girano alla stragrande, quindi da questo punto di vista non vi preoccupate, è un iPhone ancora oggi molto potente. E anche relativamente alla batteria, ragazzi, pure qua non dovreste avere problemi. Ovviamente non dovreste avere problemi se la batteria è comunque una percentuale alta, cioè se voi prendete un iPhone usato e la percentuale batteria è all'80%, non vi aspettate che l'iPhone vi duri, probabilmente li dovrete cambiare poi la batteria. Però se invece acquistate un iPhone ricondizionato con una batteria al 95%, no, mi viene in mente, secondo me la giornata ce la fate più che liscia e riuscirete ad arrivare a sera in tranquillità. Anzi, l'iPhone 11, la serie iPhone 11 in realtà è stata la prima serie iPhone ad avere una batteria degna di nota, cosa che ormai con l'iPhone 14 Pro Max e ora l'iPhone 15 un po' la cosa si è riabbassata, però piano piano ci stiamo risollevando. Quindi insomma ragazzi, dopo questa panoramica relativamente alle caratteristiche tecniche di questo iPhone, la mia opinione personale, appunto, già ve l'ho detto prima, io non vi consiglio di acquistare nel 2024 perlomeno un iPhone 11, a meno che non lo troviate ad un prezzo congruo. Che significa congruo? Che non sia troppo alto, ragazzi. Se lo trovate in un prezzaccio, che ne so, anche 300 euro, 350, 400, già io mi sento di dirvi non lo so, però ecco, già sui 350 secondo me potreste pensare di acquistarlo un iPhone 11, magari anche ricondizionato, magari usato, ripeto, nuovo secondo me a 350 non lo troverete mai, però ecco, insomma, secondo me a quel prezzo ci può anche stare. Di più, io vi consiglio di mettervi da parte qualche soldino in più, aspettare un attimo e acquistarvi un iPhone 12, che ad oggi secondo me è l'iPhone migliore da acquistare. Tra l'altro non vi ho detto anche che ovviamente l'iPhone 11 non ha il 5G, questo sicuramente può essere un altro dato da tenere in considerazione, soprattutto se volete tenere l'iPhone 11 per parecchi anni, anche se per esempio io non uso il 5G, ma più che altro perché TIM ancora se lo fa pagare oro questo 5G e a me non va di pagare in più, quindi sto aspettando che TIM me lo dia a gratis, diciamo, il 5G, un po' come fu con il 4G qualche anno fa. Però ecco, se siete persone a cui interessa anche il 5G, sappiate che l'iPhone 11 non ce l'ha. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi ovviamente cosa ne pensate relativamente all'iPhone 11, se siete concordi con la mia opinione, ovvero di dover aspettare magari a mettere qualche soldo in più e acquistare un iPhone 12. Quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto, fatemelo sapere con un mi piace, iscrivetevi al mio canale, mi aiutereste veramente tantissimo, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!